Sono Carmine, il tutor del corso Anitel di didattica e LIM insieme a Piera. Ho inserito già un file in cui sono degli esempi di applicazione della didattica con le LIM. Ad esempio, come funziona la LIM e come integrarla nelle lezioni in classe, geometria con GeoGebra, multimedialità nella didattica, creare fumetti online con Tundo, creare un video. E c'è un po' di tutto, intervengono diversi specialisti con video molto interessanti, Google Earth parte 1, parte 2, lezioni di scienze, il DNA, il quadrato di un binomio, impariamo il 3D, mappe concettuali, insomma ci sono diversi argomenti. Ho messo dei collegamenti vari, ad esempio ordine del testo, parole crociate, attività di interrogazione, lezione di informatica, video LIM per insegnare la geografia, insegnare italiano con LIM. Si tratta sempre di video che non può rendere più attivo, diciamo, il rapporto con LIM, diciamo. C'è un secondo file disponibile che è LIM didattica bibliositografia. Ho privilegiato diciamo la sitografia italiana. L'apprendimento visivo con le LIM è ancora più interessante perché è aperto appunto alla didattica inclusiva, quindi è diretta in particolare a quegli alunni con disabilità particolari. Ancora Cristina Sassi, le lavagne interattive e le possibili applicazioni con alunni in difficoltà, quindi e così via, Gambotti e Colombi, classe digitale inclusiva, LIM e Classmate, PC, eccetera, eccetera. Già abbiamo avuto modo di dire nel primo incontro che la LIM, qualsiasi didattica, almeno questo è il mio pallino, diciamo, ha sempre bisogno o ha bisogno di un modello di riferimento pedagogico. Questo perché diciamo, l'approccio didattico può essere centrato sul soggetto oppure sul tipo di stile cognitivo, sul processo di crescita o una focalizzazione sull'oggetto dell'apprendere. Insomma, ci sono diversi modelli di riferimento. Per quanto riguarda l'utilizzo della LIM, nel 2005 è stato pubblicato un testo di Ranieri, che collabora con l'Università di Firenze, che ha riadattato, ha ripreso uno schema di Clark che è intervenuto due volte nel 2000, nel 2008 a chiarire che esistono, diciamo, almeno quattro aree, quattro strategie che possono essere utilizzate quando si tiene una lezione con la LIM. Quindi le quattro modalità, abbiamo una modalità recettiva, in cui l'apprendimento consiste in un processo di acquisizione di informazioni. Già qui, ovviamente, nella modalità recettiva che si riferisce, cioè il focus è posto soprattutto sull'alunno, accanto a questa terminologia, ovviamente, c'è anche l'altra terminologia che viene utilizzata, quella di trasmissiva. Quindi in questo caso si pone l'accento sul docente che diciamo, traspone una lezione piuttosto che sull'alunno che riceve in maniera piuttosto passiva. E in questo caso, ovviamente, il processo è definito monodirezionale. Poi c'è la cosiddetta modalità direttiva o sequenziale, che è una esasperazione del modello precedente, cioè di quella ricettivo-trasmissiva. Ovviamente la cornice di riferimento è la concezione comportamentista. Quindi anche in questo caso la conoscenza viene trasferita. Quindi le prime due strategie didattiche, la trasmissiva ricettiva e la direttivo sequenziale, sono conoscenze trasferite. Poi ci sono due conoscenze che così per dire vengono costruite, quindi la strategia scoperta guidata e collaborativa. Ovviamente la modalità scoperta guidata ha come compito principale la costruzione attiva della conoscenza da parte dell'allievo, quindi non più,
la modalità, diciamo, trasmissiva e effettiva, ma è la scoperta guidata, appunto, con lo scaffolding del docente, pone l'allievo nella condizione di costruire le sue conoscenze. Questo è molto interessante perché anche oggi viene utilizzata anche una strategia interessante, la WebQuest, che utilizza tutte le risorse che la rete ci può dare, ma mette insieme anche molti dei comportamenti che sono utili tenere all'interno, diciamo, di una didattica tradizionale, cioè quella di utilizzare diverse fonti e poi arrivare ad una costruzione finale, per così dire, sintetica dei dati attraverso l'analisi e la comparazione, diciamo, di diversi dati. Ovviamente tutto questo, abbiamo detto, avviene anche con il sostegno del docente che cerca di mediare in maniera ottimale l'elemento librario con quello, diciamo, di internet, quindi digitale. C'è poi, ovviamente, in questa modalità scoperta guidata, che è di derivazione costruttivista, gli studenti hanno spazi di autonomia maggiori. La modalità collaborativa sposta il focus invece sulla dimensione sociale e relazionale dell'apprendimento. Quindi il lavoro di gruppo è fondamentale, diciamo. Quindi più piccolo è il gruppo in cui lavora, meglio è. Ci sono degli studi, quello che ha appuntato di Smith del 2005, Smith del 2006, Wood e Ashfield del 2008, diciamo, quindi abbastanza recente, che dicono una cosa che a prima vista sembra un po' assurda, quella lì che didattica, che la LIM sia lo strumento ideale per la didattica frontale, appunto perché nella didattica frontale, in un certo senso, la lezione è rivolta a tutta la classe contemporaneamente. Quindi è interessante questa informazione perché normalmente noi riteniamo che invece la LIM o la tecnologia in genere voglia in un certo senso un po', diciamo, come possiamo dire, rivoltare quella che è la nostra concezione appunto tradizionale di lezione. Abbiamo detto prima, ovviamente, che ogni lezione prende corpo sulla base di quello che è il pattern, diciamo, di riferimento. E quindi questo è un elemento fondamentale, perché nel momento in cui io inizio una lezione, a prima faccio una lezione e basta. Ma invece è fondamentale che l'intero processo di trasposizione venga progettato e quindi anche i materiali selezionati e anche la relazione con la classe gestita in modo accurato. Quindi tutte queste cose sono cose molto interessanti, però diciamo, è un tipo di approccio che costa fatica non indifferente al docente, ovviamente, perché anche nella scelta dei materiali è logico pensare che la scelta non debba essere sempre solo di tipo testuale, ma anche riferiti, diciamo, ai cosiddetti principi dell'apprendimento multimediale. E quindi significa, in pratica, da una parte utilizzare testi, per così dire, scientifici, che abbiano un loro riferimento scientifico. Se, ad esempio, si fa un approfondimento di filosofia, è anche importante che si abbiano dei testi di riferimento o più testi di riferimento, che costituiscono una sorta di guida nella conoscenza dell'autore. Poi, ovviamente, gli stessi testi possono essere messi in discussione. Nello stesso tempo, quindi, l'apprendimento multimediale o multicanale ci impone di utilizzare diverse fonti. Non è una cosa malsana. Fare ad esempio un riferimento anche alla fisionomica dei filosofi, ad esempio, per far capire o per vedere se attraverso la loro, diciamo, il loro viso, il loro aspetto, magari ci sono degli elementi che possono essere collegati al loro fare filosofia. E quindi da una parte anche diciamo, il linguaggio ludico o anche
il contesto generale deve essere ludico, poi tutto sommato. Cioè, la lavagna ovviamente non deve costituire uno strumento che affatica, ma che anzi attira molto. Allora, queste poche notizie riguardano, possiamo dire, i nuovi indirizzi della didattica o diciamo, i nuovi approcci didattici applicabili anche alla lingua. Tutto quello che si dice in realtà dai testi che abbiamo letto anche insieme, i testi che abbiamo letto hanno fatto sempre riferimento, diciamo, a dei modelli, per dire, psicologici o legati a teorie dell'apprendimento. In realtà non c'è una strategia proprio specifica per la LIM. Ci sono questi modelli che poi possono essere utilizzati anche all'interno della LIM. Per quanto riguarda la didattica inclusiva, si può dire che si possono dividere, diciamo, quattro aree fondamentali che la riguardano. Cioè, la didattica inclusiva con la LIM può passare attraverso l'individualizzazione didattica, la creazione di un gruppo classe resiliente, poi andiamo a spiegare che cos'è un gruppo classe resiliente, la creazione di un gruppo classe cooperativo e attraverso lo sviluppo di strategie didattiche metacognitive. Che cosa può dare ovviamente una individualizzazione didattica? Quali possono essere i vantaggi di un'individualizzazione didattica attraverso la LIM? Innanzitutto l'utilizzazione di risorse multimediali, la destrutturazione del materiale per adattarlo ad alunni con disabilità, cioè il fatto che gli stessi materiali siano in un certo senso manipolabili in un contesto, diciamo, costruttivistico, possono essere anche destrutturati dagli alunni. Ovviamente non deve sfuggire che gli alunni con disabilità, e poi bisogna vedere quali disabilità, possono avere delle difficoltà maggiori, quindi bisogna studiare bene i tempi. Bene i tempi, anche le possibilità che l'alunno ha, ovviamente. Non bisogna fare una lezione senza situarla all'interno del contesto classe o diciamo, di un contesto cooperativo più ristretto. I vantaggi consistono anche nella gestibilità dell'attività didattica, la creazione di un repository con materiali riusati, attivazione di stili di apprendimento favoriti dai media digitali e poi il potenziamento e anticipazione di abilità e competenze specifiche. E su questi dati poi cercherò di soffermarmi all'interno dei materiali che renderò disponibile. Ho parlato anche della creazione di un gruppo resiliente. Mi permetto sempre brevemente di fare qualche notazione, qualche appunto che ho preso, quindi Doll e Zucker parlano di classe resiliente come, e virgolettato, posto dove tutti i bambini possono avere successo in ambito emozionale, cognitivo e interpersonale. Sembra una frase che mette insieme diversi aspetti, no? L'aspetto aver successo, ambito emozionale, cognitivo e interpersonale, sembra che mette insieme l'ambito costruttivistico, cooperativo. Insomma, mette diversi ambiti nello stesso tempo e nel contempo tocca diverse intelligenze. Per accrescere la partecipazione degli alunni, ovviamente si può ricorrere a diversi elementi. Li cito en passant, la cosiddetta autoefficacia scolastica. L'alunno è convinto di avere delle capacità che gli possono creare successo. Ad esempio, se l'alunno utilizza lui il gessetto alla lavagna, in un certo senso è come se avvenisse una sorta di transfert. Prima era il docente a essere il deus della lavagna d'Ardesia, era lui che scriveva alla lavagna, quando scriveva, spiegava, era lui che trasmetteva la conoscenza.